Basta Pinguini è lo striscione appeso davanti al cancello di Via Dogali dell'Istituto Superiore Pacioli di Crema. Un centinaio gli studenti che si sono dati appuntamento questa mattina per un sit-in di protesta che si è trasformato in una giornata di sciopero. Un'azione dimostrativa per sensibilizzare le istituzioni sul disagio arrecato da riscaldamento mal funzionante nelle aule alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie. Peggio va nella palestra adiacente, il cui impianto di riscaldamento è rotto da mesi. Il nostro obiettivo non è quello di armare una guerriglia contro nessuno, ma appunto sensibilizzare quello che è il nostro volere per arrivare direttamente in provincia. Quello che stiamo facendo, a parer mio, è nobile, perché come diritto nostro studiare, è diritto anche ad avere un clima sereno e piacevole in classe. Stare 6 ore in un ambiente che è 14 gradi Celsius o comunque una palestra che è pericolante, non trovo assolutamente sia giusto nei nostri confronti e nei confronti di nessuno in primis. Sono d'accordo con Omar. Oggi è per sensibilizzare, perché anche perché siamo in una situazione ormai di punto di non ritorno. Abbiamo una palestra che, come ha detto Omar, è pericolante, e qua in Doga abbiamo tante classi che fanno lo sportivo e hanno 4 ore di ginnastica a settimana. Non è possibile che non gli sia permesso di poter fare quello che è la loro materia di indirizzo. Il loro appello è rivolto in particolare al comune e alla provincia di Cremona, una proprietaria dell'immobile, l'altro incaricato della gestione e del buon funzionamento, per porre fine a questo disagio. Fa troppo freddo e, come è stato detto, da novembre sono proprio rotti i riscaldamenti in palestra. E lì in palestra, cioè, va bene che ti scaldi perché corri, però ci sono le persone che stanno in pantaloncini corti e quindi poi si ammalano.